Fare rete, intendendo per rete non quella delle connessioni informatiche che arrivano a volte a rubarci il tempo dietro a social e tormentoni vari, ma quelle delle connessioni umane, per prevenire l'isolamento sociale e favorire la cooperazione tra le persone dando significato alla parola comunità. E questo è l'obiettivo di Incontriamoci, un calendario con 5 momenti di condivisione promossi dal Comune di Figline in Cisa Val d'Arno e dall'Associazione Mondo di Comunità e Famiglia. Attraverso laboratori, giochi, merende, apericena e sport si potranno mettere in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi sarebbe felice di darglielo. Partiamo sabato 19 ottobre alle ore 15 presso il centro sociale Il Giardino e poi insomma in calendario ce ne saranno altre. Questo è un progetto però che ha bisogno non solo delle associazioni, non ha bisogno solo del servizio sociale, nemmeno solo dell'amministrazione, ma ha bisogno di tutti voi, di tutta la comunità, di tutta la cittadinanza, perché solo attraverso una sinergia, attraverso diciamo dei meccanismi proprio di solidarietà, allora questo progetto trova la sua vera realtà, il suo vero senso. Appunto dicevo prima che tutti potremmo avere nella vita un momento di difficoltà, un momento di cui abbiamo bisogno di qualcun altro e che in quel momento non possiamo fare conto su una rete amicale, una rete di parentela. Mi vengono in mente per esempio le tante giovani coppie che si sono trasferite sul nostro territorio e magari provengano da territori diversi dove appunto non hanno parenti, non hanno i nonni che sono una risorsa preziosa per i nipoti. E allora ecco perché diciamo il progetto si pone proprio in quest'ottica di un vicinato solidale, di conoscersi, di creare delle relazioni, di creare proprio delle collaborazioni affinché nessuno si senta solo. Oggi siamo iperconnessi ma anche molto soli, il tema della solitudine è molto presente nella nostra società e quindi pensavamo di partire da una serie di incontri, 5 incontri, che non sono di convegno, ma proprio la possibilità di incontrarsi, di passare del tempo insieme, quindi su vari temi. Il tema del gioco, che siamo abituati oramai a vedere ragazzi che giocano da soli davanti a uno schermo, invece questo che proponiamo è un gioco creativo, un gioco di relazione. Poi altri appuntamenti saranno tutti in costruzione perché abbiamo coinvolto tutte le associazioni del territorio che quindi collaboreranno con noi e saranno sul tema anche del cibo come aspetto di condivisione, di conoscenza, di narrazione anche della propria storia, saranno sul tema dello sport e sul tema della fiaba e dell'arte.